Bene, siamo qua per fare questa presentazione un po' strana ma divertente del vostro libro, che le ragazze stanno bene. Il vostro libro che è uscito ormai un mese fa, è passato un mese. Il Anche 5 di più. marzo. Allora, le ragazze stanno bene, parto dal vostro progetto che tanti tutti conoscono, che è Senza Rossetto, ma diciamo che è proprio l'esplosione di Senza Rossetto, no? Cioè, quello che c'è lì dentro, ma molto di più. Raccontato da una prima persona, da un'unica Giulia, io la prima cosa che vorrei dire è che la prima cosa che salta all'occhio, dalla copertina stupenda, che devo dirvelo, e dalle varie citazioni fatte sulla rassegna stampa che è uscita, è che è finalmente un libro che si pone in un discorso propositivo rispetto al tema del femminile e del femminismo. E per quanto se ne parli molto, ce n'era davvero bisogno. Cioè, ma c'era bisogno di questa positività e di questa propensione al dialogo. Diciamo che è difficile ma facile parlare del vostro libro. Difficile perché è pieno di cose interessanti, e tra l'altro consiglio a chi ci segue di non leggerlo con qualcuno in casa perché sennò lo assillerà, perché il vostro libro porta ogni 5 secondi a fare: oh, ma senti qua, ma dai, ma tu lo sapevi che? Perché è pieno di... No, è vero, oppure dire: no, ma è successo anche a me, pieno zeppo di queste cose. E niente, i grandi temi, per presentarlo anche a chi ancora non l'avesse letto, ditemi se sbaglio, ma i due grandi temi cardine, secondo me, che fanno un po' il giro di tutto, sono indubbiamente, vabbè, a parte il femminile, la formazione, l'educazione, tanto delle donne quanto degli uomini. Cioè, voi proprio partite da lì e li tornate continuamente. La prima cosa che vi voglio chiedere, forse un po' banale, e voi nel libro la raccontate, ma vorrei sentirla dalle vostre voci. Appunto, una delle cose che ho amato, oltre a quella che ho appena detto, è che voi raccontate quanto essere femministe sia una questione non solo femminile, ma anche maschile. E quindi sancite non il diritto della donna, ma il diritto della persona in quanto tale, a prescindere dal suo genere. E perciò, una volta per tutte, lo voglio chiedere a voi: che cosa significa essere femministe? Partiamo con Lo dico, in le realtà domande. Questa domanda ce la fanno sempre, non abbiamo ancora una risposta pronta perché è un Non mi dire discorso. che ti faccio domande che ti fanno sempre, poi mi fai diventare triste. Vabbè, perché come dicevi tu, in effetti è un po' quello che cerchiamo di raccontare nel libro e che diciamo nel libro. Io, cioè, non so, nel senso, non so mai dare una definizione perché ci abbiamo impiegato 250 pagine per provare a rispondere. Eppure anni, c'è anche 250 anni, Esatto, tra anche l'altro. 250 anni. Noi personalmente 250 pagine, ma noi donne tanti, molto di più. Non lo so, cioè, secondo me il femminismo, che è anche quello che appunto raccontiamo un po' nel libro e quello che tu appunto stavi dicendo, è al giorno d'oggi, perché poi comunque il femminismo è un movimento che ha avuto tante fasi e che hanno, cioè, e ogni fase deve qualcosa alla fase che è venuta prima, alle donne che sono venute prima, quindi, cioè, ha una storia molto ampia, molto lunga e che si è evoluta anche col tempo e ovviamente con le necessità delle donne. Secondo noi oggi il femminismo, essere femministi è soprattutto essere delle persone inclusive, nel senso che cioè, nel senso interessate al raggiungimento di pari diritti per tutti, ma non solo per le donne, cioè, insomma, il femminismo oggi è un movimento che deve avere sempre più interazione con altri movimenti per i diritti civili e che sicuramente deve, prima di tutto, mettere in discussione il sistema in cui noi viviamo, cioè il sistema che è a partire dal sistema educativo, come dicevi tu, fino al sistema economico, non lo so, cioè quello che succede adesso è che comunque il femminismo poi si interseca sempre di più anche con altri movimenti per i diritti civili che sono anche di, non lo so, minoranze etniche, minoranze sessuali, anche ad esempio, non so, ci sono dei movimenti molto interessanti che stanno nascendo negli ultimi anni che allacciano le lotte del femminismo, ad esempio, alle lotte per ecologiste, insomma, secondo noi il femminismo è qualcosa che è sempre di più un modo nuovo di pensare il mondo in cui viviamo e che quindi riguarda tanto noi donne quanto gli uomini, perché è proprio un modo nuovo di pensare al futuro e quindi a tutti i rapporti fra generi, che siano, cioè,
insomma, che vengano rimessi in discussione per creare un mondo in cui i diritti sono il più estesi possibili e vengono riconosciuti i diritti di tutti, di tutte le minoranze. Noi parliamo sempre di donne come, ci riferiamo alle donne come minoranza, ovviamente non perché siamo una minoranza, anzi, perché siamo forse quasi più degli uomini, ma perché siamo sempre state trattate così. Però, cioè, ovviamente questo, nel senso, il fatto di essere state trattate come una minoranza ci ha permesso di fare un percorso identitario molto, molto importante che ha permesso alle donne prima di noi di fare tante battaglie e ci permette di essere dove siamo oggi. Però appunto, cioè, queste battaglie non sono finite e devono essere portate avanti ora più che mai, secondo noi, anche dagli uomini, perché mentre noi abbiamo fatto questo percorso molto complesso, come dicevamo, che è durato dei secoli e che ci ha portato appunto a farci un po' di domande su quello che si può migliorare nel mondo in cui viviamo. Forse gli uomini non l'hanno ancora fatto tanto, però comunque noi crediamo che, cioè, quello di cui ci siamo resi conto e di cui il femminismo si è reso conto è che gli stereotipi che vengono affibbiati alle donne al giorno, cioè, sono delle gabbie per le donne, ma ci sono altrettanti stereotipi che sono delle gabbie per gli uomini. Sì. No, Credo ma di aver risposto. sì. No, secondo Benissimo. me Dimmi. è assolutamente un percorso il femminismo, un po' quello che noi cerchiamo di fare nel libro, ma che è un po' quello che cerchiamo di fare come persone, prima di tutto, e quindi renderci conto che viviamo dei privilegi e viviamo in una società patriarcale. Dico che viviamo dei privilegi perché ovviamente noi siamo cresciute come donne bianche, siamo eterosessuali, abbiamo una formazione scolastica, abbiamo la fortuna di avere un lavoro e quindi tanti privilegi di cui però magari non ci rendiamo sempre conto e non ci rendiamo conto che ci sono persone con meno diritti di noi. E quindi il femminismo dovrebbe essere un percorso in cui farci delle domande, capire chi ha gli stessi diritti, chi non li ha, come facciamo a raggiungerli tutti quanti e quindi in questo si inseriscono anche gli uomini, perché ovviamente un percorso per cambiare il mondo non può prescindere da tutte le persone che lo compongono. Assolutamente. No, rispetto a questo cioè vorrei parlare di una cosa e vi chiedo una cosa che avrei voluto chiedervi dopo, ma tutte e due avete appunto nominato questa questione degli uomini, no? Voi a un certo punto del libro, insomma, anche se è stata pagina 45, citate uno dei discorsi più belli mai fatti da un uomo di una delle serie più belle mai esistite, che è Jane the Virgin. E io vi ho amato profondamente per questa citazione. E la citazione è del discorso di Justin, non mi ricordo come si chiama, ma Baldoni. giusto, lo prendo subito. Un discorso molto interessante che si rivolge appunto agli uomini, dove insomma parla proprio Julia Cooter di quegli stereotipi anche che i maschi devono subire, no? Di cui raccontavi tu. Quello che io mi chiedo è, secondo voi, cioè, che voglio chiedere a voi, e secondo voi i ragazzi riusciranno ad aiutare le ragazze a stare sempre bene, cioè a stare sempre meglio? Ma è sicuramente difficile, cioè è una battaglia complicata per tutti perché vuol dire cambiare la nostra società, vuol dire cambiare la nostra cultura. Però cioè, noi siamo assolutamente positive e come dicevi anche tu all'inizio, quello che cerchiamo di fare nel libro è cercare di dare qualcosa di molto concreto, per cui raccontare quali sono le sfide che le donne, le giovani donne si trovano davanti, ma dando anche dei suggerimenti, delle ricerche che aiutano a capire come le cose possono cambiare. E secondo me, quindi sì, gli uomini possono assolutamente fare questo cambiamento e penso che la scuola sia il posto da cui tutto debba ripartire. E l'istruzione, la formazione dei cittadini di domani è assolutamente fondamentale. Il riuscire a parlare nelle scuole di educazione sentimentale, educazione se sessuale, di temi come la parità di genere, ci aiuterà a migliorare assolutamente le cose. Anche perché poi noi abbiamo fatto alcuni incontri con delle scuole superiori nell'arco di questi anni in cui abbiamo lavorato senza rossetto e ci siamo rese conto che anche i maschi hanno voglia di parlare di questi argomenti perché sono anche loro colpiti dal sessismo. Cioè, quando un ragazzo non deve mostrare le proprie emozioni, deve essere sempre forte, deve essere
quello che non piange, a cui deve piacere a tutti i costi lo sport, e tutte queste cose mettono delle pressioni sui nostri ragazzi che sono ingiuste, come sono ingiuste tutte le pressioni che vengono date dalla società alle ragazze. Quindi sì, ce la faremo, noi siamo Quindi avanti. noi siamo fiduciose, io comunque ci penso spesso, nel senso sicuramente c'è ancora un lavoro enorme da fare perché comunque come dicevamo prima, secondo me, almeno parlo per me, io sono anche privilegiata rispetto alle persone che mi circondano e anche agli uomini che mi circondano, però comunque già vedo, cioè sicuramente il mio è un piccolo campione di persone che non può essere indicativo, però comunque già vedo che negli ultimi anni anche solo, cioè non so, i miei amici, le persone che comunque mi circondano sono sempre più interessati a queste cose e se ne preoccupano sempre di più, quindi sicuramente cioè, è una cosa di cui anche gli uomini sentono urgenza, secondo me poi ovviamente dipende dal tipo di formazione che tu hai, dal tipo di percorso personale che hai fatto, quanto sei sensibile a questa cosa, però piano piano io vedo che c'è cioè anche, non so, magari parlare di queste cose con dei miei amici che boh, non avrei mai pensato che fossero interessati, mi dà un po' di fiducia, ogni tanto mi dico, dai, vabbè, però vedi che anche loro comunque ci pensano a queste cose, allora è vero che anche per loro è un problema. Per cui noi siamo fiduciosi, ovviamente c'è tanto da fare e ci proviamo ognuno con i suoi mezzi, noi ci abbiamo provato così, ci proviamo da un po' e Anche facciamo la nostra parte, insomma. poi a volte anche solo il dialogo aiuta tantissimo, come diceva Giulia, cioè anch'io quando ho parlato con dei ragazzi, anche no, amici, del fatto che quando torno a casa devo fare attenzione a che strade faccio, a che mezzi prendo, ed è una cosa che io provo e il mio amico maschio non prova. Cioè, quando gli fai notare queste cose che sono proprio concrete nella vita di ciascuno di noi, nella Milano del 2019, perché nel 2020 non molto, Sai com'è la Milano Milano 2020? non c'è nel 2020. Cioè, le uscite serali della Milano 2020 le dobbiamo ancora un po' vedere, però cioè, portando degli esempi concreti si capiscono le differenze e anche i ragazzi se ne rendono conto e forse inizieranno a usare meno certe parole, inizieranno a usare delle parole come sindaca, avvocata, medica, ma se non ci spieghiamo a vicenda. Intanto qua ci fanno notare super tematici, diciamo, anche con quello che scrivete. No, nel vostro libro c'è tantissimo spazio, e meno male, come c'è stato nel vostro podcast, rispetto a tutta la questione politica e di legislatura riguardo ai diritti, appunto, come abbiamo detto finora, non delle donne, non solo delle donne, ma del rispetto di tutte la parità di genere. Voi parlate di tantissima legislatura, non solo italiana, europea. Devo dirvi, ragazzi, anche fornendo proprio un servizio molto interessante di cose che magari normalmente uno non conosce, quindi è anche un altro dei motivi per cui leggere il vostro libro, tipo la legge sulle mestruazioni, sulla pillola, insomma, sono tante questioni. Qui ci fanno notare, Anna Maria ci scrive che nel comitato tecnico-scientifico nominato da Conte ci sono 21 uomini e neanche una donna. Qualcuno oggi, tra le varie, insomma, commenti rispetto alla decisione di questi congiunti, non congiunti, parenti, non parenti, si capiva niente, ha fatto notare che questa cosa è accaduta perché appunto non ci sono donne a prendere le decisioni importanti, no? Quindi in realtà mi spezzo la domanda in due. Da una parte vi chiedo quello che vi volevo chiedere, ovvero che mettiamo perone e cutere al potere, facciamo questo gioco. Qual è secondo voi, scherzi a parte, la prima domanda è questa rispetto a questo tema, la decisione più importante da prendere al momento, quella legge rimasta lì, quella norma non diventata legge rispetto al femminile, il discorso sulla parità di genere. E la seconda cosa che vi chiedo, insomma, nata adesso dalla curiosità di chi ci sta seguendo e anche un po' dalla mia, da amica vostra e da persona che vi stima, secondo voi, quanto è vera questa questione che non essendoci donne al potere sono state prese delle decisioni chiamando famiglia così, solo i parenti di sangue o sanciti dalla legge? Ma vado io. Vai, vai. Ma allora parto dalla seconda domanda, cioè da questa cosa diciamo, della cronaca del momento. Allora, secondo me,
Ovviamente avere delle donne al potere non è garanzia di avere maggiori diritti per le donne, purtroppo, perché comunque abbiamo vari esempi di casi in cui, cioè, le donne, nel senso non è Me ne che viene in gli mente uomini. uno su tutti, di donna al potere, che è meglio non avere. Esatto, cioè, gli uomini non è che sono malvagi in quanto uomini, No, sono certo. malvagi, se vogliamo dire così. Cioè, il problema è che sono nati in una cultura che ovviamente li mette su un piedistallo rispetto alle donne. Ovviamente è più probabile che una donna si renda conto cioè delle discriminazioni che la riguardano direttamente di quanto possa fare un uomo, ma non è detto che sia così. Cioè, siamo tutti nati in una cultura patriarcale e tutti ovviamente perpetriamo un'idea che deriva dal modo in cui siamo educati, quindi uomini e donne. Io credo che appunto però in quanto donne è più facile che effettivamente noi ci rendiamo conto di discriminazioni che ci riguardano da vicino nella vita quotidiana e che poi ovviamente queste problematiche, o comunque ci rendiamo conto di problemi che riguardano solo le donne in quanto donne, cioè tutta la questione della riproduzione, della maternità, ovviamente questi sono dei problemi che purtroppo riguardano prima di tutto noi, perché ovviamente siamo noi che facciamo figli, siamo noi che restiamo incinta, eccetera, eccetera. E ovviamente il fatto di a un certo punto essere al potere, secondo me, cioè nel senso, queste cose, cioè le cose che non vengono considerate, è perché proprio, cioè, non vengono considerate, non ce ne si rende conto, e finché non ci sono delle Certo. donne che porteranno cioè a volte neanche con malizia, non è che le donne sono escluse e quindi le questioni delle donne per forza, cioè uno dice ah no, chi se ne frega della maternità, chi se ne frega delle scuole, che è quello che sta succedendo. Però effettivamente se ci fosse stata anche solo una donna madre a preoccuparsi di questa cosa, forse sarebbe stato diverso, ma non è detto perché la nostra ministra dell'istruzione è una donna, eppure la scuola in questo momento è una delle questioni più, la riapertura, la riorganizzazione delle scuole è una delle questioni più problematiche. Quindi è molto complesso. Io credo che comunque sicuramente avere un punto di vista diverso aiuta poi a sollevare dei problemi diversi e che forse non vengono presi in considerazione dal potere proprio perché semplicemente qualcuno non, cioè, non ci pensa. E non è cioè, il fatto di avere una donna non è necessariamente una garanzia, sicuramente sarebbe più probabile che alcune questioni importanti cioè, potrebbero venire messe sul piatto più probabilmente se ci fossero un po' più di donne al potere, questo è sicuro. Beh, un po' c'è cioè la diversità in generale, porta a scoprire problemi di cui magari la maggioranza non si rende conto. Esatto. Vero. E se devo dire una legge che secondo me cioè andrebbe subito rivista e ripensata, ci sto pensando perché allora una delle questioni che secondo me sono più importanti in questo momento non è propriamente una cosa che ti posso dire, vabbè, basterebbe fare questo tipo di legge, però è un po' riguarda sempre l'educazione e soprattutto l'accesso delle donne alle materie scientifiche, cioè alle cosiddette materie STEM, perché proprio come dicevamo adesso, io credo che più se guardiamo al futuro, probabilmente i settori della tecnologia, dell'economia, eccetera, sono quelli che più probabilmente saranno importanti in futuro. E quindi credo che il fatto che non ci siano tante donne che raggiungono dei ruoli importanti in queste materie poi faccia sì che ci sia proprio una mancanza di prospettiva appunto rispetto a dei temi che sono importanti per il futuro, per le donne, per il futuro. Quindi meno donne ci sono che possono immaginare un futuro diverso, più ovviamente è difficile che questo futuro sarà diciamo aperto ai problemi delle donne. E comunque in realtà se devo scegliere una legge, a me piacerebbe che anche la 194 venisse un po' rivista e non come viene rivista adesso dovremmo eliminarla ma non so, cose Ah, del no, beh, genere. chiaro, non rivista in quel modo. Rivista nel senso che resta, cioè ci dimentichiamo spesso che comunque è una legge abbastanza incompleta che non garantisce così tanto il diritto all'aborto alle donne in Italia e quindi mi piacerebbe che venisse tolta l'obiezione di coscienza. Questa è una delle cose che mi vengono in mente se proprio devo pensare a una cosa che potrebbe essere migliorata, secondo me, molto facilmente, però insomma, poi Io ti voto, ovviamente. Cooper. Hai il mio voto? Brava. Tu, No, Giuri?
Ma mi sono affezionata moltissimo al capitolo sul lavoro, che è stato il primo che abbiamo scritto del libro, e soprattutto perché mi sono resa conto di come le discriminazioni sul lavoro nascano principalmente nascono nel momento in cui una donna sceglie di essere o meno madre. E quindi secondo me una cosa che si potrebbe fare è lavorare tantissimo sulla maternità e sulla paternità. Perché comunque noi parliamo per esempio dell'Islanda nel libro e per far vedere come la parità si è pressoché raggiunta tra uomo e donna, perché una delle grandi leggi che ha cambiato la società islandese è il fatto di inserire la paternità obbligatoria, che è paritaria tra uomo e donna, per cui un datore di lavoro sa che nel momento in cui assume una persona, qualunque sesso abbia, se quella persona deciderà di diventare genitore, avrà i suoi 6 mesi di congedo. E a quel punto quindi non diventa più importante che sia uomo o donna, e quindi le donne non vengono più discriminate se scelgono di rimanere incinte. Ed è una cosa molto concreta che si potrebbe fare. E abbiamo visto l'esempio, vabbè, della società islandese, che è anche un pochino diversa dalla nostra, però ha cambiato tantissimo la loro impostazione e quindi li ha fatti diventare, cioè per l'undicesimo anno consecutivo, la nazione che ha il minor gender gap, secondo i dati del World Economic Forum. Non è vero. Sì, in più da aggiungere che oltre a questa questione importantissima che dici tu, c'è anche il fatto che ai padri farebbe piacere magari vedere sancito il loro diritto di paternità e stare con i loro figli. No, come dici tu, Giulia, il capitolo sul lavoro è uno dei capitoli più interessanti. Cioè, io ne ho il mio preferito, ragazze, che è quello delle mestruazioni, che mi pare sia il primo, tra l'altro, o È no, il secondo. il primo. Cioè, chiunque parli di mestruazioni diventa mio grande amico, ma poi ci arriveremo. Comunque, mi ha fatto venire in mente una cosa, questo capitolo che avete scritto sul lavoro, perché in queste sere io sto facendo per varie ragioni la quarantena a casa con mia madre e mio fidanzato, e dopo cena mia madre mi obbliga a guardare I Soliti Ignoti. Non so se voi avete presente cos'è I Soliti Ignoti? È un programma, insomma, in cui appunto bisogna indovinare la professione di questi tizi che vengono lì e che ti dicono solo quanti anni hanno, da dove vengono e come si chiamano, e basta. Guardandolo sera dopo sera, mi sono accorta di una cosa. Allora, ogni concorrente ha un valore economico, no? Sta di fatto che ci sono una serie di mestieri, no? Una lista di mestieri sul mestiere che fa. E cosa succede? Che puntualmente arriva una donna. E se c'è una donna che ha un valore economico che va dai 60 ai 100 mila euro, quindi il massimo, state sicure che lei fa un mestiere tra quelli nella lista tipicamente considerato da uomo. Come dire che ha più, cioè che vale di più perché la risposta è più difficile, no? Perché è più difficile pensare a una donna che fa, che ne so, MotoGP piuttosto che l'altro giorno c'era una che faceva l'idraulico, perché nessuno ci penserebbe mai. Poi i concorrenti si saranno sgamati come me dopo serate a farsi a guardarlo. Però questo mi ha fatto riflettere tantissimo, soprattutto leggendo il vostro capitolo. Cioè, questo gioco su Rai 1, che boh, non so quanta gente guarderà, gioca proprio sullo stereotipo di cui voi parlate, no? Cioè, il fatto di credere che una donna certi mestieri non li possa fare, e sono sia i mestieri di cui parlava Giulia Cuter, cioè tutta produzione scientifica, tecnologica, assolutamente importante, ma anche mestieri più, so, non è che esista la normalità, però tipo l'idraulico, tipo il meccanico. Ma tutte le libere professioni comunque, cioè tantissime delle libere professioni, cioè magari quelle insomma un po' prestigiose, con ordini, tipo non so, gli avvocati, vabbè no, gli avvocati no, però insomma, cioè spesso è così, ingegneri, architetti, cioè comunque fa ridere perché poi cioè, in realtà ce ne sono milioni di donne che fanno, cioè che studiano architettura, che studiano ingegneria ormai, però comunque è molto difficile associare, secondo me, questa cosa a un'immagine femminile, soprattutto se appunto magari stiamo proprio parlando di professioni a un certo livello, diciamo, ad alti livelli. Sì, è vero, o ad alti livelli o anche secondo me strettamente connesse con la forza. Cioè, è come una forma di forza o fisica o di forza denaro, cioè di potere economico, no? Ma
E quindi mi dicevo, io mi incazzo tantissimo la sera quando guardo sta roba perché dico non è possibile, però poi subito dopo mi viene da chiedermi e lo chiedo a voi perché insomma siete qua, quindi è il vostro compito rispondermi adesso. Come possiamo dire al mondo che una donna può essere tanto astronauta quanto meccanico e questo è una cosa normale quanto può essere un uomo? Cioè come si scardina quella roba lì? Ma è un processo lungo, un po' come quando non riuscivamo, quando sono state elette le sindache di Torino e Roma, non riuscivamo a dire la parola sindaca e adesso a 4 anni di distanza è diventata un po' più normale. E allo stesso modo come il movimento body positive, nonostante tutte le critiche che gli si possono fare, ci sta un po' abituando a vedere corpi anche di diverse fisicità sulle passerelle delle settimane della moda, in televisione, e mano a mano si spera che tutte queste cose portino a cambiare un po' la nostra percezione. Allo stesso tempo è un po' dare degli esempi ai nostri giovani, perché una ragazza possa pensare di essere qualsiasi cosa voglia essere. E quindi far vedere sempre di più queste donne che fanno professioni che all'inizio non si pensava potessero fare. C'è anche un progetto molto bello che si chiama 100 Esperte, che è un progetto che raccoglie tantissime professioniste, soprattutto della scienza, dell'economia, della matematica e molto altro, per offrire anche ai giornali, ai media, dei pareri che magari non vedrebbe. Che magari non sarebbero in grado di vedere, perché molto spesso anche nei nostri giornali le firme sono sempre maschili, a parlare di determinati argomenti sono sempre professori, opinionisti, esperti maschi. E questo progetto cerca di far vedere che a fare quelle cose ci sono anche tantissime donne e sono molto brave nel loro lavoro. E quindi anche un forzarsi, anche da parte del giornalista a dire: no, vabbè, per questa cosa sento una donna, vado a vedere in questo database e trovo qualcuno, magari ispirerà anche una giovane che vede quella donna parlare e per lei diventerà pian piano normale. Sì, è E vero. poi c'è un'altra bellissima Sì. cosa che esiste in questo mondo e che si potrebbe usare, che sono le quote rosa, ad esempio, di cui noi siamo grandi sostenitrici, nel senso che beh, cioè, è un po' quello che dicevamo adesso. Ovviamente per cambiare la visione che uno ha del mondo, cioè ci vogliono anche un po' delle forzature e quindi ovviamente ci piacerebbe vivere in un mondo in cui non sono necessarie le quote rosa perché le donne vengono sempre equamente rappresentate. Non è così e quindi secondo noi, cioè, è giusto che in certi casi si facciano anche delle forzature perché poi piano piano queste cose diventino sempre più comuni e quindi magari, non so, fra 10 anni sarà normale avere un comitato tecnico in cui ci sono anche delle donne. Se noi come sta succedendo adesso, comunque la cosa positiva è che è successo e che tanta gente però se n'è accorta e lo sta facendo notare, che forse, insomma, magari metterci una donna ogni tanto non sarebbe male. Quindi, insomma, cioè, anche questo è uno strumento, ad esempio, anche questo è uno strumento politico, strettamente politico, che secondo noi però ha un valore ancora fondamentale per il mondo in cui viviamo oggi, perché è inutile fingere che siamo in un posto in cui le donne, cioè viviamo in un mondo in cui le donne non possono, non sono chiamate solo perché non sono abbastanza, questo mondo non è, cioè è meritocratico e quindi evidentemente non c'erano donne abbastanza brave per fare questa cosa, non è un po' ridicolo. No, sì. Ma allora, voi citate spesso un film stupendo che è La verità che non gli piace abbastanza. Grande cult. Io come Lo vedete non mi citavamo sono... anche molto di più, poi c'è stato Esatto, poi Mattarella che l'abbiamo un po' dovuto togliere dopo invece... l'editing. No, ma scusate, no. Evidentemente Subito, telefoniamo al vostro editor in diretta. Film cult. quello Che era tra di l'altro... Presenza Telli, sembra, cioè, tornavano tipo 100 volte, poi a un certo punto abbiamo detto, vabbè, dai, magari togliamoli un paio di volte, se no sembra in realtà un saggio critico sulle E rom-com. tra l'altro io vorrei, quindi se ce l'avete in tasca fatelo, io lo prenderei.
Mi è arrivata una domanda adesso, dopo questa qua la leggiamo. No, dove tra l'altro si parla spesso di questa, cioè citate questa famosa frase che viene detta nel film, che tu non sei la regola, sei l'eccezione, no? Dove però regola e eccezione vengono, come dire, ribaltate. La parola regola però torna spesso in quello che voi raccontate, perché purtroppo torna spesso nel femminile, no? Nelle regole che noi dobbiamo seguire, no, su noi, solo noi e gli altri no, per fare le cose per bene. E torna anche nella questione del corpo. C'è un passaggio molto bello dove voi dite in prima persona, diciamo, ecco, la vostra Giulia dice che anche le femministe si possono un po' vestire come vogliono, no? Che il corpo, ciò che sei, ciò che indossi, non inficia da nessuna parte rispetto a te, no? Ecco, però. Nonostante io lo trovi molto bello anche in questo periodo, no? Tutte noi aderiamo a questi concetti, al concetto di body positive. Se un'amica ci dice sono ingrassata, noi le rispondiamo dai, non ci pensare. Poi però davanti allo specchio è un po' diverso per noi, cioè almeno non so per voi, io non sono così brava come sono con le mie amiche o con gli altri su di me, no? Assolutamente. Cioè, anzi, voi anche spesso nel libro dite di esservi sentite brutte, impacciate, no? Tutte noi ci siamo sentite così, ma almeno non voglio mettervi parole in bocca, ma ad esempio a me capita ancora. Quindi, nonostante anche noi, no, che siamo delle persone che parlano di questi concetti, che ogni giorno li accumulano e poi li restituiscono e ci credono davvero, perché secondo voi è ancora difficile poi quando siamo sole applicare su di noi tutto quello in cui crediamo, rispetto a questo tema, intendo? Ma sicuramente perché siamo cresciute in una società patriarcale, quindi l'abbiamo respirato, siamo cresciute con questa educazione e ci siamo piano piano rese conto attraverso le cose che abbiamo studiato, letto, ci siamo avvicinate al femminismo. Questo però non vuol dire che siamo perfette, perché non lo è nessuno e anche, cioè, vorremmo essere, ma nessuno. Nessuno di noi lo è, quindi ciascuno di noi ha le sue debolezze e a volte questi pregiudizi, questi giudizi che la società dà su di noi ci colpiscono ancora. Cioè, è proprio è quello che un po' cercavo di dire anche sul femminismo, è proprio un percorso in cui noi ci facciamo delle domande e cerchiamo di capire meglio noi stessi, cercare di prendere consapevolezza del nostro corpo, dei nostri desideri. Di quello che vogliamo essere, ma semplicemente dire sono femminista non vuol dire risolvere le cose, vuol dire iniziare appunto un percorso che ti porterà a capirti meglio e a metterti in discussione, perché anche ovviamente tutti quegli stereotipi sulle donne che non sanno lavorare tra di loro, o le volte in cui a un certo punto in un capitolo ci chiediamo perché le nostre amiche si sposano o hanno figli, cosa glielo fa fare. E c'è anche quel giudizio lì che a volte è un po' detto scherzosamente, a volte magari è ingiusto anche nei loro confronti, perché ovviamente ognuno fa le sue scelte e bisogna essere felici così. E quindi, no, secondo me non è facile. Bisogna essere anche un po' buoni con se stessi, non si può essere troppo severi. L'importante è rendersene conto. Quindi, anche il nostro cercare di scrivere queste cose, prendere coscienza di questi momenti di debolezza attraverso il libro, attraverso la scrittura, secondo me sono stati molto utili anche nella nostra crescita durante quest'anno che abbiamo scritto. Ma però ne saggissimo, Cuter. Beh, sì, infatti, io faccio sempre rispondere a lei alle domande più difficili perché Madonna, mi fa una bella figura. Io ma sono di molto più questo. sconclusionata nelle mie risposte, lei No. poi esce ogni tanto con queste frasi anche un po' poetiche e Sì, quindi. poi morire, infatti. No, tra l'altro, quello che vi avrei voluto chiedere, cioè che. Voi come eroine del migliore romanzo che segue la struttura classica del viaggio dell'eroe avete fatto un percorso che ha ragazzi anche di un sacco di ricerca, sia secondo me interiore dentro di voi, perché ci sono molte cose vostre, sì, possiamo dire private, cioè della vostra infanzia, della vostra crescita, cioè la vostra prima volta, la vostra o di una delle due, di tutte e due insieme, non lo so, comunque è sempre complicato. L'ultima cosa. Chiedere come siete un po' Giulia, però la mia risposta, ma con quello che mi hai appena detto, ma voi con questa enorme ricerca che avete fatto, con questo lavoro fra di voi che so essere stato molto
insomma, rigido, Molto, molto. Troppo. intervallato Infatti, scolastico. noi in realtà noi siamo in quarantena da un anno e mezzo. Come sono cambiate le Giulie dopo tutto questo lavoro immenso, dentro e fuori di ricerca e di lavoro? Cioè, da quelle che hanno aperto Senza rossetto un giorno a quelle che sono arrivate a fare questo libro, vi sentite diverse per qualcosa? Vi perdonate un po' di più, come diceva Giulia, però no. Ma beh, sì, comunque vabbè, appunto, cioè, è un percorso che per noi è iniziato 4 anni fa, Tantissimo. per cui sì, cioè, sono cambiate tantissime cose, anche, cioè, appunto, anche personali, eccetera. Io in realtà più sono sempre meno clemente con me stessa, però nel senso che appunto, cioè, magari prima tante cose le facevo senza rancore. Tutto questo discorso sugli stereotipi, le cose che comunque anche tu che ti professi tanto brava, poi alla fine fai peggio delle altre, eccetera. Magari prima le facevo in modo più inconscio, adesso appunto perché comunque piano piano mi sto allenando a rendermi conto anche delle contraddizioni che riguardano me stessa in primis. Sono meno clemente, nel senso che appunto, cioè, magari mi flagello di più perché qua, però guarda, però vedi, hai usato questa parola che non si dovrebbe dire, poi, però in realtà, cioè, è una cosa molto stimolante, cioè, è veramente un percorso che a me personalmente fa sentire di essere sempre un po' migliore, nel senso che credo che sia un percorso di crescita che poi ovviamente ti aiuta in tantissimi ambiti, ma anche per molto personali per quanto mi riguarda, ma anche poi appunto anche proprio il tuo rapporto cioè, con la collettività, col fatto che ci sono delle altre donne a cui comunque insomma ti devi relazionare. Ma Giulia ci fa dei cenni, ma perché? Mutata, Non mi sentivo più, Ah, scusate, ok. è andata via. No, perché ti sentivo, ti vedevo parlare, ma non mi sentivo. Ok, scusami, non volevo interromperti. Non mi ricordo, no, vabbè, insomma, comunque sono cambiate tante cose, penso di essere meno, appunto, di perdonarmi di meno, però la trovo, cioè, in Giusto. modo positivo, nel senso in un modo che mi sprona a cercare di essere sempre la versione migliore di me stessa, di aspirare sempre di più e avvicinarmi sempre di più alla versione, alla donna che vorrei essere, diciamo. Bello, Bello, bello. anche questa poetica, vedi, cioè, avresti potuto dirla tu per ora. Giulia Muscatelli ti ispiri, cioè siamo poetiche oggi per te. Sono piagnona, diglielo a Cuter che sono piagnona, non deve dire Ma per me è sicuramente la cosa da Senza rossetto a questo libro è stato rendermi conto di tutte le persone che ci sono intorno a noi. Noi attraverso questo percorso abbiamo conosciuto tantissime donne, uomini, persone che erano incuriosite da questi temi, che lavorano su questi temi, che hanno progetti bellissimi. Abbiamo conosciuto anche te. Grazie anche a questo progetto, e quindi e questo mi ha fatto capire che ci sono tantissime persone bellissime nel nostro paese che cercano di migliorare il posto in cui viviamo, e mi piacerebbe che tu, cioè, mi piacerebbe dare la voce a ciascuno di loro. Noi cerchiamo di farlo attraverso la newsletter di Senza Rossetto, attraverso il podcast. E credo che questo arricchisca ognuno di noi, quindi spero continueremo a farlo a lungo. Accidenti, lo Sei spero. più forte. Allora, prima di salutarci c'è una domanda, ci sono un po' di commenti, ma c'è una domanda che io vi leggo così potete rispondere. Dicono: ciao, a proposito di paternità e femminismo, sono padre del piccolo Fiore da 4 mesi. Che bello! Consiglio per crescere un maschio femminista? Errori da evitare? Non lo so che consigli possiamo dare. Sicuramente leggere, parlare di donne, cioè cercare di non leggere solo maschi, di non dare esempi solo di maschi al proprio figlio, di fargli vedere tantissime, appunto, ci sono tantissimi libri bellissimi per i più piccoli fatti da donne, ma anche storie e esempi da cui trarre ispirazione che vanno bene per entrambi i sessi. E quindi quello è un punto di partenza. Sì, e poi boh, io aggiungerei,
il fatto di non mettere, che poi in realtà è un consiglio in generale che darei a chiunque, cioè in generale a chiunque debba crescere dei figli e che siano maschio o femmine, cioè l'idea che di non mettere mai davanti i propri bambini alle aspettative che abbiamo verso di loro come genitori e metterli di fronte a dei modelli a cui devono aderire per forza e cercare invece di ovviamente farli capire che ognuno di noi ha delle inclinazioni e delle propensioni a fare delle cose che non per forza devono essere conformi a quelle che fanno tutti gli altri e che va bene così, anzi incoraggiarli ad essere sempre più se stessi piuttosto che ad aderire ad un modello solo perché qualcuno ci dice che è giusto così, insomma. Vi leggo un'ultima cosa che ci hanno scritto, sempre Anna Maria che ci aveva scritto del Comitato Tecnico Scientifico di Conte, che è interessante, vorrei la vostra opinione. Dice: purtroppo è anche il nostro subconscio a remare contro, perché a volte ciò che non riconosciamo razionalmente non coincide con ciò che di impulso sentiamo. Ricordo di non essermi sentita del tutto a mio agio durante un volo guidato da una comandante donna. È un Diciamo? po', secondo me, si ricollega un po' a quello che dicevamo prima, nel senso che appunto siamo cresciuti in questo mondo patriarcale in cui ci hanno insegnato che se chiudi gli occhi e pensi a un dottore, il dottore è maschio a tutti i costi. E quindi in realtà dobbiamo provare a remare contro. E a volte le forzature sono le quote rosa, sono le parole che non siamo abituati a dire, ma sono importanti e appunto noi per prime sbagliamo, ma l'importante è renderci conto di quell'errore e non farlo più. E allo stesso modo non giudicare più gli altri per le loro scelte, ma instaurare un dialogo. Non è che dobbiamo trattare gli uomini a male parole e odiarli. Piuttosto proviamo a parlar loro e cercare di spiegargli come ci sentiamo, perché poi uno stare bene con noi stessi è prendere consapevolezza. Ancora una cosa, ragazze. L'ultima, dai, leggiamo l'ultima. Allora, Molto bello. Carlo dice già fa ridere, detto, se può servire, io sono cresciuto con una sorella, una cugina e una mamma che mi ha fin da piccola abituato a collaborare in casa anche sulle faccende domestiche. Sono sopravvissuto e non sono neppure diventato antifemminista. Ciao. Bravo Carlo, bravo. Esatto. Si può pulire il bagno essendo femministe. Bravo Madonna. Carlo, siamo contente, dovrebbero essere tutti così. Tra l'altro, questa cosa delle faccende domestiche in periodo di coronavirus ha fatto impazzire milioni di persone. A un certo punto sembrava che solo le donne facessero le faccende domestiche, però a me non pare, non so a voi, la vostra esperienza, però. No, infatti la quarantena ha fatto venire fuori anche molto del peso che le donne hanno in casa, perché ora magari si trovano a casa a dover lavorare con i figli, con il marito, e è veramente un peso che speriamo, c'è cioè una cosa positiva, che una delle cose positive che potrebbero rimanerci anche dopo è appunto rendersi conto di questo peso e magari aiutarle un po' di più. È vero. E allora, prima di chiudere, vi chiedo quest'ultima cosa velocissima, ma l'avrete già fatta mille volte, quindi avrete la risposta. Diamo dei consigli di serie TV che date a tutti quanti quelli che vi seguono dei consigli su cosa guardare, magari anche nella chiave di queste ipotesi che abbiamo prospettato per migliorare il futuro delle ragazze. Beh, io consiglio, soprattutto per tutto il discorso sull'educazione che abbiamo fatto, Sex Education, che è una serie molto carina, che è su Netflix, è una serie inglese che appunto racconta, la vita di questi ragazzi in una scuola superiore e il loro rapporto soprattutto col sesso. Ed è una serie molto bella, fatta molto bene, che secondo me per chi magari si trova ad avere dei figli adolescenti può essere anche utile per appunto da guardare insieme per parlare di certe questioni che magari spesso si fa fatica ad affrontare, di educazione sessuale che è fondamentale insieme all'educazione sentimentale, secondo me, sia per le ragazze che per i ragazzi, perché anche lì ovviamente nel sesso e i sentimenti sono poi tantissimi, cioè
è uno dei luoghi in cui si creano tantissimi degli stereotipi che poi ci portiamo dietro nelle relazioni che avremo con l'altro sesso o con lo stesso sesso, a seconda di quello che ci piace in futuro. Per cui sicuramente è un buono spunto, secondo me. Infatti avevo tipo 800 domande da farvi, scritte Il tempo. però, e tu Giulia Perona? Io consiglio de degli speciali comici che ci sono su Netflix, fatti da comiche americane, che secondo me sono molto belli, tipo quello di Leslie Jones o quello di Amy Schumer, perché hanno un punto di vista che per noi non è totalmente inedito, perché non siamo tanto abituati a vedere donne comiche che fanno stand-up comedy e poi parlano di corpo, maternità, sessualità in una maniera talmente aperta e libera che rimani lì un po', oddio, l'ha detto davvero, l'ha fatto davvero. E secondo me è un bellissimo esercizio. Per allenarci a pensare un po' più liberamente. È vero. Vabbè, ragazzi, io chiudo dicendovi questa cosa che vi ho detto quando il vostro libro è uscito, cioè le quarte di copertina di solito cercano la frase più di effetto del libro, la più bella. Direi che la vostra quarta, insomma, è una delle più azzeccate in assoluto nella storia. Perché appunto chiude, cioè anzi, quello che dice è che tutti possono leggersi il libro, ma se non ce l'hanno glielo leggiamo noi, è al di là di tutto ciò che ancora ci manca, di tutto quello che è perfettibile e migliorabile della nostra epoca, ciò che ci interessa raccontare sono le sfide e le grandi possibilità che si aprono di fronte a noi. Non sarà un viaggio semplice, perché spesso non è semplice essere una giovane donna, ma di certo gli strumenti non mancano, tutto sommato le ragazze stanno bene. Ecco, io vorrei dirvi che secondo me in un mondo di problematiche che certamente esistono, illustrare le problematiche e poi dirci che stiamo, tutto sommato stiamo e staremo bene è un messaggio meraviglioso che, come ho detto a Giulia Perona quando è uscito il vostro libro, a me ha commosso e fatto venire i brividi perché sono una di quelle ragazze, quindi vi ringrazio per averci detto che tutto sommato staremo bene.